da un progetto base standard di area industriale classica con i capannoni assemblati con il reticolo viario, stiamo cercando di portare un'area a diventare ecologicamente e economicamente sostenibile. Dipenderà molto da quali aziende verranno a stabilirsi. Quello che noi stiamo mettendo oggi sono i paletti necessari per andare avanti, per cui l'area deve rispondere a dei criteri ecologici, ambientali. Abbiamo completamente urbanizzato grazie a più finanziamenti della Regione Abruzzo, un finanziamento del governo Pace del 2003-2004 e un finanziamento della Giunta Chiodi. Grazie a questi contributi e al cofinanziamento del Comune di San Valentino è stato realizzato l'urbanizzazione, è stato realizzato tutto interrato, quindi non ci saranno cavi aerei. E i lotti sono pronti, sono 24 lotti di circa 1500 metri cada uno, ma sono accorpabili, quindi è flessibile la programmazione in funzione delle aziende che riterranno di insediarsi. L'obiettivo è quello di dare servizi ulteriori alle imprese, non fare una classica area artigianale fredda, ma fare in modo che le aziende che saranno in quell'area potranno godere di una sorta di certificazione ambientale, che è un altro obiettivo che vogliamo raggiungere, e quindi fare in modo che diventi nota non solo l'azienda, ma anche il sistema delle aziende che saranno insediate lì. Il Comune di San Valentino è il primo comune, forse d'Abruzzo, che ha abbracciato lo spirito della riforma della legge dei consorzi industriali. Io penso che questo è uno dei progetti da tenere in grande considerazione, sia perché è in linea con la progettazione regionale, sia perché è in linea con una voglia ed una grande progettualità che potrà riuscire ad attrarre le piccole e le medie imprese ad un'area che ha bisogno di sviluppo economico, quella è quella della Val Pescara. Noi siamo pronti a sostenere questa iniziativa non solo con il nostro Confidi, ma anche con la nostra associazione di categoria. Naturalmente bisognerà capire quali sono le compatibilità anche economiche, il momento è complicato, ma il fatto che questa area sia un'area pubblica ci consente di essere anche tranquilli sul costo complessivo che questa operazione potrà avere per le imprese che pensano di insediarsi in questa zona. Il fatto che possano nascere attività produttive in loco, ma utilizzando ciò che anche l'area è capace di produrre. Allora questo ci sembra un fatto positivo, il fatto che si possano sviluppare anche reti di collaborazione tra le aziende per allargare l'area di sviluppo, ma anche e soprattutto per trovare nuovi mercati. Penso che sia un fatto positivo che possa trovare favorevoli non soltanto le associazioni ambientaliste, ma anche la popolazione soprattutto. Noi dobbiamo avere una grande attenzione per rendere appetibili i nostri territori e per mettere in condizione alle nostre piccole e medie imprese di poter fare il loro lavoro, e lo fanno benissimo, e questa è una delle opportunità e una delle occasioni. Ecco, guardare con grande attenzione all'economia reale. Ho sentito parlare anche di attività che producono l'energia che vanno a consumare, quindi questo sarebbe un qualcosa di molto molto innovativo. Andrebbe a anticipare di ben 8 anni quella che è la direttiva europea, che nel 2020 imporrà che tutte le edificazioni vadano a produrre l'energia che consumano. Quindi insomma un progetto ambizioso che non può che onorare la nostra regione, la Regione Abruzzo. Siamo disposti a fare qualsiasi tipo di sacrificio affinché si possa sostenere l'economia del nostro territorio, affinché si possano creare posti di lavoro. Questo è l'obiettivo che ci siamo posti dall'inizio. In questo caso specifico vogliamo coniugare appunto il tema della sostenibilità economica, quindi garantire alle imprese la possibilità di insediarsi a costi bassi con dei vantaggi, alla sostenibilità ambientale, quindi realizzando interventi che puntino l'attenzione all'ambiente ma che valorizzino l'ambiente, le risorse ambientali, quindi la produzione di energia da fonti rinnovabili. È chiaro che stiamo realizzando accordi con le associazioni di categoria e quindi stiamo cercando di fare in modo che le realizzazioni siano fatte da imprese abruzzesi, oltre al fatto che si possono insediare imprese abruzzesi ma anche attrarre imprese da fuori Abruzzo nel nostro territorio.